Più che insegnare, io raccontavo cose. E siccome la biologia era proprio fatta per questo, perché si raccontavano cose, si raccontava come si fa il ferro, come si fa l'acciaio, da dove viene il carbone, come si muovono, come si fa a fare la pasta. Non con un'esercitazione, si faceva proprio la pasta con lievito, si faceva vedere. Questa è la meraviglia di questo impasto che col lievito si rigonfiava, no? Insomma, questa lì era l'esercitazione di laboratorio, la distillazione del vino, eccetera, eccetera. E queste cose si raccontavano. E in queste cose Ciusa aveva un'attenzione particolare per la storia. Già ci sa. Se si leggessero e le dispense i libri di allora, c'era proprio, per esempio, le varie maniere per ottenere lo zucchero e perché si facevano concorrenza la cane e la barbabietola. E come la barbabietola, lo zucchero di barbabietola ha rappresentato una rivoluzione tecnico-scientifica e culturale. No? E queste cose le raccontava, le diverse maniere di fare il ferro. Come le diverse maniere di fare il ferro e l'acciaio si facevano concorrenza fra loro, perché un certo tipo di tecnologia si è sviluppata per poter utilizzare le ghise fosforate dei minerali della Lorena, che erano stati catturati nella guerra del 70 fra Francia e Germania, no? E perché per risolvere queste bisognava fare invenzioni. E queste cose, questa era la metodologia che mi ha raccontato da sempre, che io non ero per 40 anni, proprio nel senso di racconto, no? In queste condizioni anche raccontare lo zucchero, raccontare la gomma, no? Per esempio, appunto, le storie della gomma, era la storia, le guerre in Brasile, eccetera, come portare via dal Brasile i semi della pianta della gomma per coltivarli altrove. No, questa era la storia, questa è la merceologia che ho sempre raccontato per tutta la vita. Della quale sei in parte, cioè, notevole debitore a Ciusa, diciamo così. Sono debitori a Ciusa senza dubbio, sia per la manualità, sia per questo aspetto Storico. storico-culturale della disciplina, no? E sia anche, come ti ho detto, per l'insegnamento di un comportamento che allora era un valore, era importante. Senti, Ciusa costituiva un po' un'eccezione o era nella norma dei merceologi? In No, era un'eccezione. che senso? Questo è importante. Io sono venuto su con una generazione di professori, hai caldo, hai No, freddo, ho detto con benissimo. una generazione di professori di merceologia, uno dei quali si vantava di riuscire a fare tre lezioni sulle noci di Sorrento. Nel momento in cui qualsiasi cosa andava fatta all'infuori, che lezioni sulle noci di Sorrento, quella era una cosa che a me mi affascinava. E gli altri erano più o meno sullo stesso tipo. Quindi aveva un'apertura mentale Molto, molto. sì, era una persona colta che leggeva fuori i libri, fuori dalla chimica, dalla geologia. Gli altri erano per lo più chimici. Quindi quello che contava era distinguere il calcio dal magnesio nella conserva del pomodoro. Gente che passava ancora fino a pochi anni fa, questa parte di chimica analitica era prevalente. Poi anche questa è scomparsa per motivi che emergeranno poi nel seguito. No, volevo fare un altro passetto indietro sulla storia, su due fronti, per quello che riguarda la storia. Una cosa me l'hai detta ed è Ciusa.
Un'altra cosa è Gabriella, perché lei è storica. Era laureata in lettere Ah, però... ed era una persona intelligente e aveva fatto degli studi, aveva fatto i buoni gli studi, aveva fatto alla Cattolica, poi si era venuta a laureare a Bologna e si era laureata in storia del Risorgimento e aveva fatto la tesi sul Dipartimento del Mella nel Regno Italico in quel 5 al 15 grosso modo, no? E io un pochino la seguivo, eccetera, e poi c'erano problemi che riguardavano a me, perché lei, nei documenti d'archivio, lei trovava la gente che moriva di fame per la pellagra e perché mangiava mais, e io sapevo perché mangiando mais si muore di pellagra, no? Perché manca gli amminoacidi, eccetera, e parlava dei fiumi, e parlava di commerci, perché... Seppure era un dipartimento relativamente piccolo, il bacino idrografico del Mela intorno a Bresciano, Bergamasco, eccetera, e c'era la questione di miniere, eccetera. E allora poco a poco ci siamo appassionati, ci siamo incontrati con questi interessi. Insomma, lei, poveretta, non si è mai considerata una storica, perché non l'aveva, però aveva una passione e una curiosità per gli aspetti storici che era enorme. E poi a poco a poco andando insieme, vivendo insieme, questo si moltiplicava. E poi in quegli anni lì, non Malthus forse viene qualche anno dopo, no, in quegli anni lì ci eravamo incapricciati di un altro capriccio. E lì il ruolo della Gabriella è stato determinante. L'altro capriccio è stato che io a Bari avevo come collega un professore di storia economica che si chiamava Barbieri, Gino Barbieri, che è stato lì alcuni anni, poi se n'è andato a Verona, credo. E lui era di Milano, era venuto su a... Poi era uno strano personaggio di quei comunisti cattolici che erano però... cattolici integralisti, insomma, uno strano personaggio, veniva su da Fanfani, così, però era una persona estremamente colta e con lui eravamo diventati amici, anche con la Gabriella ci vedevamo ogni tanto. E un giorno io ho scoperto, mi dedicavo a queste scoperte, a esplorare i bollettini dell'università. Ho scoperto che nella facoltà di economia e commercio, dove c'era, allora in qualche caso questo avveniva, un corso di laurea in lingue e letterature straniere, questo era a Pisa, ce n'era uno e poi in qualche altra città, non so. E vado a sfogliare e scopro che in questo corso di laurea di lingue e letterature straniere c'era un corso di storia del commercio con l'Oriente. Commercio con l'Oriente, questa è roba mia. E allora, siccome Barbieri era un po' lo storico di tutti, dura ancora? E io ho detto, lo faccio io questo corso, ma se non lo fa nessuno, silenzio, lo faccio io e faccio la storia delle merci, oggetto di commercio. C'è un bellissimo libro che tu conosci, Aid, storia del commercio con Levante nel Medioevo, che ha le ultime 300 pagine, che è dell'inizio del Novecento, che è dell'inizio della fine dell'Ottocento, un grosso volume. Grosso volume pubblicato nella Biblioteca dell'Economista, e poi c'è una traduzione francese, eccetera. E le ultime 300 pagine sono pagine di merceologia, c'è l'Ambra e cose. E allora ci siamo incuriositi e abbiamo detto, ma scriviamo qualcosa su questo. E abbiamo cominciato a scrivere, e lì lei era essenziale, perché era tutta la roba in latino, che io leggevo ma con difficoltà, in greco e così. E poi c'era proprio la parte storica vera e propria, perché si importava Ambra dal Tagikistan, che so io.
e bisogna andare a vedere dove è il Tagikistan, chi c'era allora. E ho scritto anche qualche cosa. E poi per dargli un sapore merceologico, io andavo a cercare le frodi, che in queste 300 pagine dell'Eide, e poi andarci a leggere Plinio e andarci a leggere altre fonti, eccetera, e Dioscoride, tradotto, ma sono libri di merceologia. Certo. Esattamente, dice, ma no, state attenti, no? E a poco alcune fonti arabe e greche tradotte però, no? E dice, state attenti, migliore lo zucco di Bambellonia, state attenti che quando il pane non deve avere il fondo sporco perché allora non hanno lavato bene il cono in cui versare lo zucchero. State attenti che il pepe deve essere quello di Malabare buono e non però è sofisticato da quello dell'Indocina. E quindi poco e poco che avevo fatto sulla gomma, un po' questa, e lì abbiamo lavorato tanto, ci siamo divertiti senza fine. E ho scritto anche qua. Sì, è bellissimo, anche lui. È un campo di cui nessuno si occupa, l'aspetto merceologico, sì. No? Perché tanta gente fa studia storia con l'Oriente, eccetera, la Via della Seta, eccetera, eccetera. Ma pensare che questa gente si portava dietro i sacchi col sale, no? E perché il sale c'era sul Caucaso e non c'era in Grecia, che sono io per dire. E poi diversi metalli da dove venivano. Siamo divertiti senza fine. Mi ricordo nel 61, mi pare, sì, che aveva poco vinto il concorso, e c'è stato un congresso di merceologia a Bari. Sì, da Bari era un problema molto importante perché invitavamo poi a casa, avevamo la casa appena presa in affitto, quindi insomma ci tenevamo un pochino, anche la Gabriele, eccetera, e abbiamo invitato i miei colleghi a casa, poi siamo andati, stati insieme, un primo congresso di merceologia che abbiamo fatto a Bari. E mi ricordo che negli atti c'è un articoletto in cui sulle frodi dall'antichità al Medioevo. Che, se non ricordo male, queste cose le firmaste insieme? Alcune cose poi le abbiamo fatte insieme, sì. Anche dopo, sì, sì, sì. Che è stata, poi quella con Gabriele è stata, al di là del sodalizio affettivo, anche l'intellettuale forte, perché anche i primi anni 70 avete fatto... Ci divertivamo senza fine, sì. Perché appunto ci scambiavamo le cose, ridevamo sui piccoli vizi che incontravamo nel mondo, diciamo così, culturale, eccetera. Ma no, è stata una cosa... Per me bellissima, insomma, no? E poi appunto per le altre cose le abbiamo fatte insieme. Lei ha tradotto il primo saggio sulla popolazione di Malthus, poi l'ha pubblicato dalla Terza, è quello del 98 che era inedito, era anonimo, no? Insomma, e poi ha fatto altre traduzioni, insomma, ma ci divertivamo, vivevamo molto intellettualmente insieme. Poi insieme abbiamo fatto una storia. Sai, poi io mi vergogno di usare il termine storia perché ero un po' cronachetto, non ci siamo detti più volte, anche in passato. Sulla bilancia, no? La bilancia come mezzo per svelare le frodi, no? E lì si trattava di prendere su buona pazienza. E poi abbiamo fatto una storia della dissalazione, però l'abbiamo fatta, era molto divertente. E lei andava lì in biblioteca, passava le sue ore, andava a vedere cosa diceva Dioscoride, va a vedere, lei prendeva giù tutti gli appunti e poi messi insieme, saltava fuori, racconto, insomma, no?